Salve, benvenuti nel mio canale. In questo video vedremo il funzionamento del meccanismo di un orologio, come si è sviluppato nel corso dei secoli e come è arrivato al polso tramite i moderni orologi da polso. Il tempo è una suddivisione che ci siamo dati per convenienza per poter fissare degli appuntamenti, degli eventi, sapere quando incontrarci, quando uscire per fare determinate attività. Questo ha reso necessario suddividere il giorno prima in ore, 24 ore, poi in minuti, quindi un'ora in 60 minuti ed ancora in secondi. Per avere un misuratore del tempo dobbiamo avere la raffigurazione di questi intervalli, che sono i minuti, i secondi, le ore, tramite dei quadranti che indicano il trascorrere del tempo. Qual è il fenomeno naturale che più si avvicina ad un susseguirsi di eventi dello stesso tempo? È un'oscillazione. Un'oscillazione. Con questa parola cosa vi viene in mente? La prima cosa che mi viene in mente con la parola oscillazione è il pendolo. Cos'è il pendolo? Il pendolo è un peso disposto al termine di una fune o di una sbarra infulcrato in alto. Io adesso lo sto tenendo, vedete, questo è il fulcro. E questo pendolo, quindi un oggetto di una semplicità assoluta, ha una sua regolarità nell'oscillazione. Iniziamo però dal suo punto di equilibrio. Il pendolo, nella sua posizione di riposo, si trova ovviamente attratto dalla gravità. Si trova in questa situazione di equilibrio. Ora, se noi diamo un impulso al pendolo, quindi lo forniamo di energia cinetica e lo liberiamo, vediamo che il pendolo oscilla a intervalli che sono appunto regolari. Galileo Galilei scoprì nel XVI secolo che queste oscillazioni sono isocrone. Cosa significa? Che al ridursi dell'angolo di oscillazione, il percorso che deve compiere il pendolo per compiere un'oscillazione si riduce, ma si riduce anche la sua velocità. Quindi questa isocronia, cioè questo stesso tempo che intercorre il pendolo nel percorrere un'oscillazione, fu una scoperta che Galileo Galilei, nella cattedrale di Pisa, vedendo oscillare un lampadario e regolandosi con il suo battito cardiaco, capì questa importantissima dote del pendolo. Vediamo di nuovo. Vedete, questa è un'oscillazione molto ampia. Questa oscillazione non si ridurrebbe, se io imprimo una forza tramite un movimento della mano che lo sta infulcrando il pendolo. Questa oscillazione, vedete, non si fermerebbe mai in assenza di gravità o
ora sono io che sto dando una forza, sto imprimendo una forza. Purtroppo, sulla Terra abbiamo degli attriti dovuti all'aria. Dico purtroppo perché vediamo cosa succede. Succede appunto che se io non imprimo più nessuna forza, il pendolo lentamente si rallenta fino a fermarsi. Queste oscillazioni che avete visto, dalla più ampia alla più stretta fino allo stop, il ritorno nella situazione di equilibrio, hanno lo stesso periodo. Questa scoperta di Galileo Galilei fu determinante per la creazione dei primi orologi a pendolo. Perché potendo regolare il periodo di un'oscillazione, possiamo cadenzare un orologio e fargli misurare secondi, minuti ed ore. Fu Christian Huygens, un olandese, a sviluppare i primi orologi a pendolo, che diventarono subito diffusissimi, vennero installati ovunque. Il problema del pendolo è evidente. È un oggetto che va installato. In molte abitazioni li abbiamo anche visti. Sono installati in una struttura di legno, sono degli oggetti fissi. Ma finché io sono in una chiesa, sono in un'abitazione, non è un problema. Ma la portabilità è pari allo zero. Io non posso muovere un pendolo. Immaginate quando in marina, nelle navi degli esploratori che viaggiavano negli oceani, c'era necessità di misurare il tempo. Inizialmente si utilizzavano le clessidre, ma il pendolo non era assolutamente possibile montarlo in una nave, visto che la nave ha un movimento dovuto al mare, alle onde. Quindi la necessità di rendere questa misurazione del tempo tramite degli oscillatori, quindi tramite un pendolo prima, portò lo stesso Huygens a studiare un congegno che avesse la stessa funzionalità del pendolo, quindi potesse oscillare con un periodo determinato, che però fosse portatile, cioè fosse possibile montarlo in una nave, fosse possibile montarlo in un orologio da tasca, quindi po po possibile misurare il tempo in movimento, cosa che con l'orologio a pendolo non è possibile fare. Huygens sviluppò quella che fu l'invenzione fondamentale per la creazione degli orologi, prima da tasca e poi da polso, cioè il bilanciere. Vediamo che cos'è un bilanciere. Un bilanciere è una ruota con all'interno una molla a spirale. Questa molla a spirale permette al bilanciere di muoversi, ruotare in una direzione e nell'altra, oscillando.
venendo richiamato in ogni volta dalla molla a spirale. Quindi l'invenzione di Huygens permise di avere un sistema meccanico che oscillasse come un pendolo con un periodo determinabile, però che fosse portatile, perché il bilanciere può essere montato in ogni posizione, in verticale, in orizzontale, quindi non avendo necessità di un peso soggetto a gravità, ma traendo la sua forza, quindi non dalla gravità, ma dalla molla spirale, inventò un oscillatore portatile. Ora, questo bilanciere ha come il pendolo una sua posizione di equilibrio. Quindi il bilanciere, quando non è soggetto alla forza della molla spirale, è fermo ed ha una sua posizione di equilibrio. Se noi lo andiamo a, come per il pendolo, a muovere in una direzione o nell'altra, a scelta, cosa succede? Che la molla spirale viene caricata di energia cinetica. Quando noi rilasciamo il bilanciere, la molla spirale tende a riportare il bilanciere nella sua posizione di equilibrio, per poi continuare il suo percorso, il bilanciere, nell'altro senso. Arrivato anche a fine corsa nell'altro senso, ecco che la molla spirale interviene di nuovo e lo richiama nella direzione opposta. E così via. Quindi avremo questo movimento della ruota, cioè del bilanciere, in queste due direzioni. Vedete, guardate, il movimento del mio dito è esattamente un semicerchio oscillante che richiama proprio l'oscillazione del pendolo. Il funzionamento concettualmente è lo stesso. Il movimento dal punto A, qui chiamiamolo punto A, al punto B, ed il movimento inverso dal punto B al punto A si chiama oscillazione. Quindi una oscillazione è il moto che il bilanciere fa da A a B e fino al suo ritorno ad A. Questa è un'oscillazione. La metà di un'oscillazione, cioè il movimento dal punto A al punto B e il movimento dal punto B al punto A, è chiamata alternanza. Quindi un'alternanza è il movimento da A a B o il movimento da B ad A. Quindi in una oscillazione ci sono due alternanze. Ok, definito quello che è concettualmente un bilanciere e le sue proprietà oscillatorie, in mancanza di attriti noi avremo l'unica necessità di tradurre il moto oscillatorio in un moto rotatorio. Questo è possibile tramite degli ingranaggi collegati tra loro con un rapporto di denti . Questi ingranaggi
terminano con una ruota particolare, chiamata ruota di scappamento. Questa ruota, vedete, tramite questa catena di ingranaggi, traduce il moto oscillatorio tramite un congegno che andremo a vedere, che si trova qui tra questi due dispositivi, in un susseguirsi di rotazioni di altri ingranaggi, una catena di ingranaggi a cui noi andremo a mettere collegati le varie lancette. In base a dei rapporti avremo la lancetta delle ore, dei minuti e dei secondi. Perché questa ruota si chiama ruota di scappamento? Perché questa ruota ha dei denti particolari rispetto a degli ingranaggi normali. Questi Tradurre questo moto oscillatorio, quindi da A a B, da B ad A e così via, che fa il bilanciere in un moto rotatorio, viene effettuato da un congegno che è chiamato appunto scappamento, di cui questa è la ruota. Lo scappamento più comune e più utilizzato, perché più è lo scappamento più efficiente, ce ne sono diversi tipi a cilindro, ma quello più utilizzato ormai da diversi secoli è quello ad ancora. Lo scappamento ad ancora permette di convertire il moto rotatorio del bilanciere in un moto rotatorio che permette appunto di rappresentare in un quadrante lo scorrere del tempo. Andiamo a vedere com'è fatto questo scappamento ad ancora. Qual è il congegno che si interpone tra il bilanciere e la ruota di scappamento per poter trasformare questo moto rotatorio, oscillatorio, scusate, in un moto rotatorio? È un'ancora, chiamato appunto scappamento ad ancora perché ha la forma di un'ancora. Quindi abbiamo vedete questo congegno? Questo congegno, che ha la forma di un'ancora, è appunto il modo per tradurre il moto oscillatorio di un pendolo o di un bilanciere in un moto rotatorio. Allora, qua c'è un fulcro. L'ancora è infulcrata in questo punto. Ora immaginate che cosa può succedere se io metto nel bilanciere, questo bilanciere, ci metto un bottone.
Allora, il bottone cosa farà? Farà un movimento, anche lui, oscillatorio, cioè andrà in questa direzione, poi tornerà in quest'altra direzione. Quando fa questo movimento, cosa succede? Che andrà a incastrarsi nella forchetta. Questo punto dell'ancora è chiamato forchetta. Quindi quando il bilanciere sta andando da B ad A, il movimento del bottone andrà ad incastrarsi, ad agganciare la forchetta e la sposterà dando un impulso all'ancora in modo che l'ancora faccia un movimento in questa direzione, che a sua volta si tradurrà in un movimento in questa direzione. Questo movimento in questa direzione dell'ancora, tramite la ruota di scappamento e questi due rubini sintetici che ci sono qua, fare uno scatto alla ruota di scappamento. Una volta che il bottone ha effettuato questo giro verso orario, a sua volta la molla a spirale lo richiamerà nell'altra direzione, quindi nell'altra direzione. La forchetta si sarà spostata a sua volta in questa posizione qua, il bottone aggancerà di nuovo la forchetta e la sposterà questa volta verso là, in questa immagine, verso l'alto. E cosa farà a sua volta l'ancora? Si sposterà sempre facendo riferimento a questa immagine, verso quest'altra direzione, cioè verso il basso, la direzione opposta del primo passaggio. Quindi avremo un movimento che permette alla ruota di scappamento di ruotare ad intervalli esattamente dello stesso periodo dell'oscillazione del bilanciere. Ok? Quindi questo scappamento, allora vediamo, questo è il bilanciere, ok? Questa parte qua che ho tratteggiato è lo scappamento ad ancora. Questa parte tratteggiata qua. Quindi il bilanciere oscilla continuamente in queste due direzioni, compiendo una serie di alternanze. Lo scappamento, composto dalla ruota di scappamento e dall'ancora, trasforma tramite il movimento del bottone collegato al bilanciere, che prima va in una direzione, poi va nell'altra e fa muovere l'ancora in tutte e due le direzioni, una volta quindi in un verso, una volta nell'altro, e praticamente traduce l'oscillazione in una rotazione degli ingranaggi. Ma non solo, in una situazione ideale questo sarebbe sufficiente. In una situazione ideale questo sarebbe sufficiente e permetterebbe di far funzionare un orologio. Una situazione senza attriti, nel vuoto. Ma il bilanciere, come il pendolo, se voi lo lasciate dopo aver dato l'impulso, dopo 4, 5, 6 oscillazioni si ferma. Allora, la grande invenzione di Christian Huygens fu quella di creare un bilanciere che fosse non solo
il generatore di oscillazioni periodiche che danno appunto il tempo all'orologio. Ma dalla parte inversa di questo meccanismo, l'ancora stessa, in questa direzione, lo scappamento cosa fa? Traduce il movimento oscillatorio del bilanciere in un movimento rotatorio in questa direzione. Ma quindi vedete da qua c'è l'oscillazione, l'ancora, il bottone aggancia l'ancora nelle due sensi e traduce. L'ancora si muove e sblocca l'ingranaggio passo passo in base alla periodicità del bilanciere, facendo muovere tutto questo treno, che sarà demoltiplicato poi in base alle esigenze, e inizierà a far muovere quindi le varie lancette, secondi, minuti e ore. In quest'altra direzione, invece, abbiamo quella che è la trasmissione di energia per rendere l'oscillazione del bilanciere perpetua. Ok, quindi che significa questo? Che io devo, per evitare che il bilanciere si fermi, io devo dare energia al bilanciere, energia cinetica. Come faccio a dare energia cinetica? La molla è una molla spirale, io non posso caricare questa molla. La funzione di questa molla non è di dare carica. Questa molla spirale ha una funzione semplicemente di rendere il bilanciere oscillante, cioè si muove in un senso e poi nell'altro. Allora, manca in questo schema, manca la parte che riguarda il trasferimento di energia al bilanciere, che avviene appunto nel senso inverso a quello di traduzione del movimento oscillatorio e rotatorio. Ovvero, qua noi abbiamo un bariletto che praticamente, eccolo, ecco, è un bariletto che permette di non far entrare la polvere, ecco, di rendere l'interno del bariletto il più costante possibile a livello di variazioni di polvere, eccetera. All'interno di questo bariletto abbiamo una molla di carica. Collegata alla corona di carica. Quindi questa molla contenuta anch'essa a spirale, ma di accumulo di energia praticamente, caricando l'orologio, cioè ruotando la corona, io do, imprimo energia cinetica a questa molla, la carico, la carico, la carico, la carico. Ecco perché si dice do la carica, carico
carico appunto di energia cinetica questa molla che a sua volta tramite un ingranaggio che è collegato con una semplice catena di ingranaggi a questo cinematismo, ecco, noi abbiamo una trasmissione di energia in questa direzione, cioè questa catena di ingranaggi trasmette un'energia allo scappamento e a sua volta quindi la ruota di scappamento nel suo ruotare in maniera controllata, se noi la molla di carica la lasciassimo libera, si srotolerebbe in pochi istanti. Avete mai fatto un tentativo di arrotolare un cavo con un peso intorno a un asse? Se voi lo lasciate, il peso in un attimo fa ruotare l'asse all'istante e si srotola completamente. In questo caso, invece, la catena di ingranaggi e lo scappamento non permette alla molla di carica di srotolarsi, ma utilizza una minima parte di questa energia accumulata cinetica per trasmetterla all'ancora che a sua volta la trasmette al bottone. Quindi il bottone, quando va ad incastrare nella forchetta, riceve non solo sblocca l'ancora, ma in senso inverso riceve un impulso dalla ruota di scappamento. Questo è un capolavoro di ingegneria. Non c'è niente da dire. È qualcosa che se voi considerate che tutto nasce nel XVII secolo, XVIII secolo, stiamo parlando di periodi in cui c'erano veramente pochissimi strumenti, calcolatori, non c'era nulla, eppure sono riusciti a realizzare un congegno che permettesse di misurare il trascorrere del tempo in maniera perpetua. Cioè io dando carica, il mio congegno non si fermerà mai e misurerà il tempo finché la molla di carica avrà carica. Ma se io tutti i giorni do carica, la molla di carica rimane carica, in questa direzione è una trasmissione di energia allo scappamento e di conseguenza al bilanciere, il bilanciere tramite il bottone riceve ad ogni oscillazione riceve un impulso di energia e non si fermerà mai. Il bilanciere oscillerà perpetuamente, anche se siamo in presenza di attriti. E a sua volta il movimento oscillatorio del bilanciere farà muovere la ruota di scappamento ad intervalli regolari. Vedete perché abbiamo definito l'alternanza? Perché l'alternanza, cioè una semioscillazione, è esattamente un movimento del bottone in questa direzione e un movimento del bottone, quindi questa è un'alternanza. Quando il bottone ritornerà in senso antiorario, farà un'altra alternanza che provocherà appunto due movimenti, queste due alternanze, due movimenti della ruota e così via. Quindi cosa sono le alternanze? Le alternanze sono il modo con cui noi misuriamo la velocità con cui il bilanciere si muove. In un orologio meccanico, le alternanze sono calcolate sulla base oraria. Quindi si dice che un orologio meccanico ha 18.000 alternanze ora, 21.600 alternanze ora, 28.800 alternanze ora fino ad arrivare a 36.000 alternanze ora. Questo che cosa significa? Perché si aumenta sempre? Perché
Più alternanze noi facciamo compiere al bilanciere in un'ora, più tutto questo meccanismo diventa preciso. Quindi con 36.000 alternanze ora, cioè 10 alternanze al secondo, quindi 10 micromovimenti della lancetta dei secondi che compie in un secondo, noi abbiamo una precisione altissima. Inizialmente gli orologi meccanici avevano 18.000 alternanze, che corrispondono, 18.000 alternanze ora corrispondono a 5 alternanze al secondo. Piano piano siamo passati a 21.600, che è già un buon valore. Poi siamo saliti a 28.800. Fino, come abbiamo detto prima, arrivare a 36.000. Lo svantaggio di aumentare le alternanze ora qual è? Lo svantaggio è che l'orologio diventa molto più rapido, tutto questo meccanismo si muove in maniera molto più rapida e quindi necessita nel tempo di una manutenzione maggiore. Voi sapete che gli orologi meccanici passati diversi anni, se sono orologi che hanno queste velocità di rotazione del bilanciere altissime, 36.000 alternanze, dovranno fare delle revisioni molto più frequenti. Cioè sono orologi un pochino più da manutenere, ecco. Invece orologi con alternanze ora inferiori, quindi 21.600, che è un buon compromesso, richiedono una minore manutenzione, battono in maniera molto più lenta, regolare, non saranno precisissimi, ma comunque se sono ingegnerizzati bene, hanno comunque un'ottima precisione. Allora, io spero di essere stato chiaro nel tradurre quello che è all'interno di un orologio meccanico in uno schema comprensibile. Ora proviamo a vedere, ma non sarà proprio facilissimo, cosa c'è all'interno di un orologio meccanico, cioè cosa c'è nella realtà, quali sono i componenti che abbiamo descritto sulla carta. Andiamo a vedere cosa c'è nell'orologio meccanico di quei componenti che abbiamo detto. Allora, questo è un orologio. Togliamo il fondello. Allora, andiamo a vedere. Allora, ci sono parecchi ponti. I ponti sono queste, vedete, queste placche metalliche che permettono di ancorare tutta la meccanica dell'orologio. Però possiamo vedere il bilanciere che sta ruotando, lo vedete? In realtà non sta ruotando, non è che fa delle rotazioni complete, fa queste appunto oscillazioni, prima in un senso, poi in un altro, in un senso, poi in un altro, ma le fa talmente rapidamente, vedete, che è molto difficile distinguerle. Il ticchettio che sentite è proprio il meccanismo dello scappamento. Lo scappamento fa questo ticchettio che tutti gli orologi meccanici producono. Qui lo scappamento, l'ancora, non riuscite a vederla perché fa movimento talmente rapido e talmente. E poi è nascosto anche dai ponti. Però, quando voi siete in presenza di un movimento meccanico, il bilanciere è la parte già subito visibile. Eccola qua. Qua è anche distinguibile, vedete, una ruota dentata, che è questa qui. La ruota dentata che ovviamente fa parte di quella catena di ingranaggi, che praticamente va a prendere energia, vedete, questa è la corona, la tige della corona, eccola qua,
va fino a dare, se voi ruotate la corona, va a dare energia al bariletto che contiene la molla e quindi può, permette al bilanciere di non fermarsi finché ovviamente l'orologio ha carica. Quindi voi pensate, tutto quello che vi ho fatto vedere sulla carta inizialmente fu tradotto con meccanismi per orologi di grandi dimensioni, poi piano piano entrarono in orologi da tasca. Ma voi pensate che studio, che sviluppo ha portato a realizzare orologi da polso? Come nacquero gli orologi da polso? Gli orologi da polso inizialmente furono orologi esclusivamente femminili. L'uomo aveva l'orologio da tasca, non aveva l'orologio da polso. La Prima Guerra Mondiale portò all'esigenza di avere degli orologi facili da consultare anche per gli uomini, perché in battaglia, durante le misurazioni di, non so, delle gittate dei cannoni, loro dovevano avere uno strumento che fosse pratico, non potevano prendere l'orologio da tasca. E così dai primi anni del XX secolo, quindi la Prima Guerra Mondiale 1915-18, l'orologio da polso si diffuse anche tra gli uomini. E non fu praticamente poi l'orologio da tasca venne col tempo abbandonato del tutto, e l'orologio da polso fu praticamente universalmente utilizzato. Vedete questo orologio meccanico? Ah, la lancetta dei secondi che sta compiendo la sua rotazione tramite appunto il meccanismo che vi ho descritto. Questo meccanismo che permette al bilanciere di dare il tempo all'orologio. La carica dell'orologio meccanico, come abbiamo visto nei precedenti video, può essere automatizzata tramite un peso, un contrappeso che ruota con i movimenti del polso. Quindi l'orologio meccanico automatico toglie anche l'incombenza di dover dare la carica giornalmente o ogni 2 giorni all'orologio meccanico. L'orologio automatico aggiunge alla carica manuale, aggiunge questo automatismo, per cui io indossando e portando al polso l'orologio, io carico con i miei movimenti del polso, carico la molla contenuta all'interno del bariletto e quindi rendo l'orologio meccanico del tutto automatico e del tutto slegato dalla carica manuale. Ovviamente devo indossarlo facendo anche dei movimenti durante il giorno. Se io lo indosso e poi sono tutto il giorno immobile, l'automatismo dell'orologio meccanico automatico non rifornisce di carica la molla e non ottengo il risultato di automatizzare anche questa che è l'unica procedura manuale che devo compiere, cioè di caricare manualmente l'orologio. Questo video è tutto. Se vi piace, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessuno dei prossimi video. L'iscrizione al canale mi supporta, mi aiuta nel poter crescere
e nel poter fornirvi ulteriori recensioni di orologi e ulteriori video di spiegazione del funzionamento e dell'utilizzo degli orologi da polso. Grazie per la visione e un saluto da Chris.